Zinni, Pietro, banda armata e associazione a delinquere. Pietro, parliamo di 10 anni di reclusione. Appunto, il peggio è passato. Che altro può succedere? Ho un modo per farlo uscire di galera. Prego. Consegnatemi 30 sostanze ancora legali e io vi garantisco libertà e fedina penale pulita. È un accordo ufficioso. Per la polizia non esistete. La vita ci sta dando una seconda possibilità. Rimettiamo sulla banda. Non possiamo sgarrare. Niente più mignotte. Niente più macchine sportive. Ma soprattutto, niente droga. Niente mignotte, niente macchine. Ricevuto. No, Albè, niente droga. Reggetevi. Signori, questa è una categoria antropologica che io maneggio ad occhi chiusi. Ah, Bucione! Ma che fai, non mi riconosci? Sa magna siamo all'arte dal Sassone. Dal Sassone? Dar Bugliaccaro? Può essere. Ma quale può essere? Guarda che mi sta a far timido, mi portacci. Io temo solo che sarebbe un po' difficile passare inosservato. Starei per partorire tuo figlio. Lo finisco una cosa e vengo! La banda dei ricercatori finisce qua. No, commissario. La banda dei ricercatori è appena iniziata. Eccomi, ce l'ho fatta. Sono libero. Pietro, perché hai una svastica sul casco? Perché sono venuto con un sidecar originale del Terzo Reich e non è che posso andare con un casco normale, altrimenti sembrerei un cretino. Però non gliela fare vedere la svastica al bambino, eh? No, no, ma che scherzi, assolutamente no, che poi questo è un momento delicatissimo.